Sono le 10.33, di nuovo buongiorno da Ilaria Sotis. Lo sport ha il potere di cambiare il mondo, lo sport ride in faccia ogni tipo di discriminazione, diceva Nelson Mandela. Proviamo a vedere se questo vale anche per il contrasto all'omofobia, perché è qualcosa di molto importante ed è qualcosa che accade sui campi, accade nelle palestre, accade negli spogliatoi e non deve accadere, dice il nostro radioascoltatore di partenza, Salvo dalla provincia di Ragusa, insegnarti marziale, e vuole capire anche che cosa gli insegnanti di educazione fisica, di ginnastica, gli allenatori possono fare. Emanuela Claissé, responsabile politica di genere della WISP, le chiederei un aiuto per capire, qualcosa ha già detto Sannino, ma se ci sono degli sport che vanno seguiti con più attenzione, parlava del calcio ovviamente Sannino e per quanto riguarda l'aspetto della femminilizzazione della danza, però forse c'è altro. A noi ci ha colpito il fatto che sia stato proprio un insegnante di arti marziali a chiamarci. Claissé? Io credo che insomma si sia... La sento male, Claissé. Aspetti che provo a spostarmi, perché sono qui a Napoli al convegno, come diceva Antonello, e quindi può darsi che ci sia un po'... Va meglio adesso, problema. Va meglio, prego. Ecco, va bene. Io credo che il problema sia diffuso, esiste, quindi non è che ci sia come dire uno sport meno attento, meno come dire non privato da questo tipo di problematiche. Come dice anche Antonello, come dire, fare finta di nulla è ancora peggio, quindi l'assunzione da parte del mondo sportivo di affrontare queste tematiche credo che sia un aspetto molto importante, partendo soprattutto da un tema che in ogni caso, come dire, un modello di sport molto maschile noi lo abbiamo. Non dimentichiamoci questo, cioè, siamo un paese dove ancora purtroppo storicamente lo sport resta un luogo di forza, di in qualche modo appunto legato più al risultato che altro. Culturalmente ancora c'è molto da fare in questo e credo che questo sia un aspetto molto importante. Quindi come lavorare soprattutto sugli operatori e sugli educatori, questo è il primo aspetto. E credo che appunto anche questo appuntamento di oggi che mette insieme il mondo sportivo, c'è una responsabilità degli educatori, degli insegnanti, le persone che di più dovrebbero appunto per esempio con i ragazzi più giovani spiegare. Credo che la responsabilità sia del mondo sportivo in primis, cioè i termini appunto non comportati da femminuccia piuttosto che un maschio non piange o cose del genere, che purtroppo abbiamo, è appunto un problema che il mondo sportivo si deve assumere, ma anche il fatto di dire come lavorare con i genitori, con chi attorno, perché molto spesso siamo un po' legati a determinati stereotipi. Una bambina che vuole giocare a calcio, molto spesso, come dire, gli stessi genitori non la portano, perché c'è questo benedetto, come dire, stereotipo di una ragazza che gioca a calcio è lesbica.